Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Ecco, oggi vorrei attirare la vostra attenzione sulla prima lettura, non sul Vangelo, non perché non lo meriti, ma perché la prima lettura ci consegna un messaggio che mi sembra urgente da ricordare nel nostro tempo. Dice così San Paolo, è il testo della lettera ai Colossesi: «Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa». Beh, le parole di Paolo, come vedete, sono molto dense. Che messaggio sta comunicando Paolo? Paolo sta parlando della sua vita e dice che sta sopportando delle sofferenze per quelli a cui sta scrivendo la lettera. E dice addirittura: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. E poi dice una parola strana: do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne. Che cosa manca alla passione di Gesù? Ci dicono gli storici, gli esegeti e i teologi: nulla. Gesù ha patito tutto il patibile e ci ha redento. Però la sofferenza di Gesù, che diviene salvezza, nella nostra vita si attiva attraverso una connessione, per utilizzare i linguaggi del nostro tempo. E qual è questa nostra connessione? La nostra sofferenza personale. Vedete, tutti gli uomini soffrono, anche quelli che non credono in Dio, e molti bestemmiano potentemente Dio per la sofferenza. Ora, c'è un modo di soffrire e c'è un altro modo di soffrire. Paolo ci sta indicando che la sofferenza, che purtroppo nella vita non sempre ci possiamo schivare, la sofferenza unita a quella di Cristo attiva la salvezza di Gesù. Cioè, le mie sofferenze non sono inutili. I giorni no, come diremmo noi oggi, non servono soltanto a farci stare arrabbiati. Se li viviamo bene, sono i giorni della fecondità. Se ci fate caso, la nostra vita è nata grazie ad un dolore. Ogni parto porta in sé un dolore, anche quello cesareo, perché almeno c'è il travaglio. Allora questo cosa ci insegna? Ci fa capire che c'è modo e modo di vivere il dolore. Ecco perché Paolo dice: sono lieto. Non sono lieto perché soffro, sono lieto perché le mie sofferenze diventano salvezza per me e per voi, perché la salvezza di Cristo si attiva nelle nostre vite. Allora vi invito a guardare bene i vostri giorni. Quando arrivano momenti di sofferenza, non bestemmiate, non vi scoraggiate. Riconoscete in quelle sofferenze un invito da parte di Gesù ad entrare in comunione con la sua passione e vedrete quanta fecondità ci sarà nella vostra vita. Vi auguro di vivere così i vostri giorni, anche quelli tristi, quelli difficili, con la letizia di chi sa, come dire, una verità di fondo, come diceva San Francesco: tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto.